Ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei Milanisti al Web, oggi con Marco, saluta. Bentornati, ciao. Oggi parleremo ovviamente della Bundesliga, primo campionato maggiore europeo che riprende. Il ritorno al calcio, come dice Marco, giustamente. È partita forte questa giornata con il derby della Ruhr, dell'Arenania, cioè della parte nord-ovest della Germania, tra Schalke e Borussia, due città molto vicine tra di loro, tipo 30 km tra le due città. Derby molto sentito, peccato perché e comunque sono due atmosfere molto belle, comunque gli stadi, le cornici sono molto belle, peccato che sia a porte chiuse. Il Borussia passeggia su uno Schalke, sulle macerie di uno Schalke annientato praticamente da... Non è sceso in campo, è rimasto a casa col Covid, col coronavirus. Sì, perché secondo me... Sì, vai. Ok, ho sentito che prima della pausa, diciamo, veniva da una serie disastrosa di partite, 4 gol segnati e circa 20 subiti, e ha peggiorato ancora questa serie oggi. Schalke che quest'anno si conferma una squadraccia, diciamo, soprattutto nelle ultime partite. Sì, infatti era già in crisi appunto prima della pausa, poi è iniziata male, ma questa è tutta una questione secondo me, cioè più che mentale è fisica, perché comunque il Borussia è in corsa per il titolo, non mi ricordo se era tipo a meno 5, meno 4, dunque mette pressione al Bayern che gioca domani contro l'Union Berlino. Invece ricapitoliamo sugli altri campi, vai, fammi una carrellata di partite. Invece sugli altri campi, Friburgo si vede annullare la gioia della vittoria al 94esimo dal VAR, termina 1-1 la sua sfida in casa dell'Lipsia. Lipsia che quindi viene bruscamente fermato nella sua corsa a scudetto, che oramai sembra irraggiungibile soprattutto in caso di una vittoria del Bayern Monaco. L'Hertha Berlino passeggia in casa dell'Hoffenheim 3-0, Piontek scende a malapena in campo, sfida priva di gol tra Fortuna Düsseldorf e Paderborn, due squadre in fondo alla classifica che lottavano per la salvezza. Però l'Augsburg invece perde al 91esimo in casa contro il Wolfsburg e basta. E l'altra partita era Borussia Schalke, alle 18 avremo Francoforte, Borussia Mönchengladbach. A questo punto il Bayern domani è quasi obbligato a vincere per, non dico riaprire definitivamente il campionato. L'Union Berlino dovrebbe vincere tranquillamente. Anche se l'Union Berlino, ho visto e anche ho sentito in telecronaca con le grandi, ha perso poche volte, anche ha avuto vittorie pesanti come contro il Borussia Dortmund. Dunque non è una squadra, è quelle classiche piccole squadre che con le più grandi magari fanno bene, perché magari si chiudono bene gli spazi e poi riescono a ripartire molto bene. Dunque non è un avversario da sottovalutare, secondo me. È una piacevole sorpresa dell'Union Berlino, che in caso di vittoria si troverebbe a più punti della squadra concittadina, ovvero l'Hertha. L'Hertha Berlino, che ha comunque una storia importante, una delle squadre di Germania più illustre e più come si dice, più storiche. A questo la vittoria del Borussia Dortmund, che secondo me era prevedibile, oltre per il fatto della condizione pesca dello Schalke, ma anche più che fisica, perché tutti erano nella stessa condizione, anche se cioè venivano da un periodo disastroso, magari poteva avere voglia di riscatto, invece non l'ha avuta, ma soprattutto per l'età del Borussia Dortmund. Borussia Dortmund che è formato da Hakimi, che ha fatto uno scatto, oggi l'ho visto, Hakimi, bel giocatore, formato da Sancho a Haaland, che è un giocatore come volete, Kant, lo stesso Torgan Hazard non è giovanissimo, ma va bene. Vabbè, non è neanche vecchio. Giocatori che magari rispetto ad altre squadre, Schalke che comunque non è un'età così avanzata, però giocatori così a Borussia Dortmund bravi, ma avevo pensato che potessero patire di meno
periodo di fermo rispetto ad altri, quindi vittoria prevedibile con un 1 fisso sulla schedina. Tra l'altro, se questa è la condizione del Borussia Dortmund, i 5 cambi potrebbero comunque avvantaggiare la squadra di Favre, che comunque no, anche in panchina ha qualità, secondo me. Comunque questo potrebbe dare maggiore energia, maggiore intensità, perché tanto sai che i 5 cambi, dunque puoi giostrarti meglio le energie, cioè, sei d'accordo? Sì, anche perché in panchina aveva gente come Götze e Sancho, l'avevamo Anche in panchina. Royce, che Sancho però è fuori, mi sembra, e sta recuperando. è proprio fuori completamente, Sì, non sa neanche infortunato, convocato. infortunato. Vabbè, Royce è rotto una stagione, sì, l'altra pure. Sì, peccato perché anche lui e Götze erano due dei talenti maggiori della vecchia Germania, però peccato perché è stato interrotto dai vari infortuni. E niente, questa è stata la giornata di Bundes. Un video un Ultimo po'. aggiornamento che vi voglio dare in Vyšegrádská Liga, in questa il Shakhtar Soligorsk sta battendo 1-0 in casa lo Slavia Mozyr. Bene, dopo questa notizia possiamo dormire sonni tranquilli. Grazie per la tua informazione preziosissima, Marco. Veramente essenziale per la nostra vita, per il nostro proseguimento, per la nostra sapienza calcistica soprattutto. Anche perché lo Shakhtar Soligorsk in questo modo si aggrega alla corsa scudetto Giusto. dopo 10 giornate. Giusto. A questo punto, secondo te, ultimissima domanda. Chi è la favorita per il titolo in Germania? Allora, dopo il Borussia è sicuramente una bella squadra, può fare le sorprese, ma molti non saranno d'accordo con me. Io preferisco il Bayern Monaco e secondo me anche quest'anno spero vincerà il Bayern Monaco. Per comunque Una ha squadra qualità per da il vendere. progetto che sta tirando, esatto, ma anche se devo ammettere che per il progetto che sta tirando su non demeriterebbe il Borussia Dortmund. Invece Nagelsmann al Milan, visto che parliamo di Lipsia, di... È una carriera incredibile, per me non verrà mai, No, però non neanche secondo me, però mi piacerebbe. io mi fido di Carlo Pellegatti, non so, che ha detto che no, beh, non lo so. Carlo dice che secondo le sue fonti è Sì. improbabile una cosa del genere. Per me è uno dei tanti, tanti nomi accostati al Milan in questo periodo. Tipo Non si sa Mertens. quale verrà, non si no, ma anche allenatori, cioè, è passato Marcellino, è passato Alessio Nagelsmann, lo stesso Rangnick, è passato Spalletti, la conferma di Pioli, le hanno inventate tutte. Questo sarà uno degli altri nomi. Se dovesse venire, io non voglio Rangnick, non voglio lui, non li voglio. Ma se proprio dovesse venire Rangnick, meglio che si faccia il direttore tecnico e affidi l'allenatore a questo qua, che sembra bravino. Ma io non li voglio. Lunedì parleremo di mercato, o con Marco da solo, non lo so, e parleremo dei giovani che stanno interessando al Milan, tra cui c'è uno, diciamo, un mio prediletto, Kwasi, lo trovo molto interessante, un difensore molto completo e moderno, ma ne riparleremo in un altro video più accuratamente. Io saluto e ringrazio Marco. Esatto, nell'arrivo di Serie B Boca. Magari Sì, non vabbè. verrà mai, In però un altro io ci credo. video, Marco, non spoileriamoci tutti gli argomenti. Non speriamo. Ringrazio Marco Landini, sempre presente, sempre puntuale e sempre preciso. Quando vuoi. Ringrazio me stesso per essermi sorbito 4 pe. Ma poi, aspetta, ultimissima cosa, ma il portiere dello Schalke, che secondo me è cieco. Secondo me deve fare una visita oculistica, perché non è possibile che tu vai centrale su un tiro alla tua sinistra. Cioè lui è tipo andato per fare un bagger, no? Invece la palla era a sinistra, bastava allargare la mano e dare spinta. Vabbè, lasciamo stare. Sono considerazioni. Ecco, sai che è passato in questo momento davanti a me quel gol? Quello Sì. Io non so perché che sto stai guardando dicendo tutti i è gol di Del passato Piero. davanti a me. So perché su tutti i gol di Del Piero, Zidane qua, vedo. Ci vediamo Sì. al prossimo video. Ringrazio Marco. Condividete, seguiteci su Instagram, mettete like e commentate soprattutto. 50 iscritti. 50 iscritti, traguardo importantissimo, ma non ci fermeremo qui. Bella ragazzi.